Abbiamo visto come vengono invasate le piante di piccole dimensioni. Il vivaismo non è solo quello, le piante crescono dal campo, nel campo crescono e quindi poi devono essere invasate. Come si fa a togliere una pianta dal campo e poi metterla in un vaso per essere trasportata? Bene, la tecnica è una tecnica che a Pistoia è arrivata, diciamo, a utilizzare delle macchine zollatrici che ci permettono di entrare nei campi, stabilire a seconda della dimensione delle piante, in questo caso sono delle alberature, la dimensione della zolla, quindi quella dimensione di quel volume della zolla che permette di avere una quantità di radici che ci permette di assicurare alla pianta una buona ripresa vegetativa, una buona radicazione nel vaso in cui verrà immessa. Quindi, scusa, l'operatore che arriva nel campo riconosce la pianta perché già è stata segnata, infatti qui si vedono colori diversi. Esatto, qui potete vedere che le piante vengono precedentemente selezionate per misura e quindi questa selezione permette di poter scegliere la dimensione della zolla da fare. Ogni misura ha una sua dimensione di zolla e quindi avrà una sua dimensione di vaso. La zolla, una volta che viene fatta, diciamo preparata con queste macchine zollatrici, qualche tempo fa, non tanti anni fa, veniva fatta a mano, attualmente viene preparata e poi viene protetta con del tessuto di juta biodegradabile e la zolla anche viene protetta con un cestello che è di ferro, che poi andrà a ossidarsi nel terreno e quindi tutto viene fatto in maniera biologica, perfino per dire la stessa legatura e ciuffatura delle piante viene fatta con delle corde di juta e quindi biologico. Si va a cercare di utilizzare prodotti che praticamente scompaiono in natura. In base alla zolla viene scelto anche il vaso. Esatto, viene scelto il vaso per a seconda del volume della zolla viene scelto il volume del vaso. Nel vaso vengono posizionate con l'adeguata attrezzatura, quindi con dei piccoli sollevatori, perché di solito queste piante raggiungono un peso e bisogna anche avere una estrema attenzione a non causare danni al tronco, alla corteccia e alla chioma nel momento dell'invasatura, quindi vengono posizionate con dei piccoli sollevatori o delle piccole pinze apposta per poterle invasare. Il substrato che utilizziamo per invasare queste piante attualmente è un substrato che ha un'origine da sfruttamento di prodotti riutilizzabili, che sono praticamente, questo sarebbe cocco, che è un insieme tra fibra di cocco e cocco macinato e midollo, viene utilizzato aggiunto di concimi, aggiunto anche di altri prodotti che aiutano il drenaggio per poter creare la migliore condizione per la pianta di emissione di nuove radici e di affrancamento all'interno del contenitore, che poi è l'assicurazione per una garanzia di ripresa vegetativa in ogni luogo dove verrà inviata e verrà utilizzata e posizionata in maniera definitiva nel paesaggio.
Questa è sicuramente una delle tecniche che ci permette di poter effettuare vendite e consegne anche in luoghi molto lontani da Pistoia, dove sono necessari periodi di trasporto anche di diversi giorni, e questo garantisce alla pianta la possibilità di arrivare in ottime condizioni sul luogo di utilizzazione. Ogni pianta ha un periodo nel quale è diciamo, ottimale per poter essere estirpata, tolta dal campo e invasata. Naturalmente il concetto più importante è che una volta che queste piante sono state invasate ci permettono anche, e questa è la cosa naturalmente più importante, di allungare il periodo delle vendite di questa pianta, perché il trapianto potrebbe essere effettuato anche già direttamente con la zolla, ma la tecnica del contenitore permette alle aziende vivaistiche di avere una stagione di vendita e quindi una disponibilità per la clientela di utilizzazione di questi prodotti praticamente oramai si può dire per 12 mesi l'anno.